E signori, questa è la penultima missione, almeno dovrebbe essere così, di Watch Dogs 2. Fregato? Sì. I nostri follower credono che incastrare Truss sia una vittoria, ma è solo la punta dell'iceberg. La gente mette in dubbio le proprie certezze ora. Nessuno ammetterà che si stava lasciando fregare, ma tutti i sostenitori di Truss si chiederanno come diavolo è successo. Abbiamo fatto capire alla Bloom e al CTOS che rubare i dati alla fine si ritorce contro di loro. Già, e la pagheranno molto, molto caro. Sei tremenda. So che ti piace. Detta così. Che avete accesso, andiamo da Tybon per la penultima missione, ragazzi. Tanto like, iscrizione, tutto quanto, siamo quasi alla fine, ci siamo. Novità, Ray? Josh ha trovato qualcosa di strano dall'hack del razzo. È codice, ma... dall'hack del cazzo. Oh, dimmi che i cinesi non hanno già hackerato la dorsale satellitare. Non i satelliti. I cavi sottomarini che collegano Cina e Stati Uniti. Ma non è questa la cosa che ci interessa. La Bloom monitora l'hack. Josh dice che gli hacker stanno rubando i dati per fare soldi con la borsa di New York. Hacker che si danno all'insider trading. Non sarebbe la prima volta. No, ma senti questa. Il programma che stanno usando. Josh, rullo di tamburi? È un rilevatore di strutture. Mi ci gioco le palle che è il Bellwether. E la Bloom lo sa. E come mai non fa niente? Ecco perché ne parliamo. Non sappiamo niente di sicuro, tranne che gli hacker cinesi hanno usato il loro accesso per far sbarcare un carico a San Francisco. I container sono appena arrivati al porto. Do un'occhiata. Quanto manca, Orazio? Questo è l'unico commento che riesco a fare. Va bene, ragazzi. Esamina i container a Bay Bridge. Bay Bridge è qui. Allora noi facciamo una cosa molto onesta. Trasporto rapido e ciao. Come ultima missione rimasta, tra l'altro, perché poi ci sarà eliminare la Bloom e poi ci sarà Motherlode, che io non so se sarà inclusa in eliminare la Bloom oppure no. Adesso non ve lo so dire onestamente, ve lo saprò dire più avanti quando finirà il gioco. Sitara, qual è il numero del container che sto cercando? LV 426. Davvero? Un numero così corto? Quasi, sì. Prima c'è SIBU 707. Ah, ok, capisco. Ma ci sono altri container in mezzo. Devo trovare il modo di sbloccarlo. Forse ho capito qual è il modo. Questo. Tanto fammi spostare in modo da non morire. Ok. No, no, come l'ho messo preciso. Non lo far cascare, ti prego, che muoio. Perfetto, a posto. Fatto. Gesù Cristo! No! Calmati, datti una cazzo di calmata! Quella fascetta. No, perché non si possono rompere le fascette, no. Indovinello. Da queste parti, chi è cinese e traffica in esseri umani? Gli anti-Shu Pais. Già. Beh, non ho mai visto un traffico di schiavi lussuoso come questo. I container sono molto meglio del mio ultimo appartamento. Ti mando una foto. Ricevuta. L'hai fatta per terra la foto. Chi è? E perché gli sanguina il naso? Ah, ok. Noodle Translate non è suo amico. E non è... Da Google Translate a Noodle Translate, ok. Che cosa ci dovrei fare? Vedi se trovi la sua faccia online. Deve essere uno istruito, se hanno fatto tanta fatica. Va bene, inizio con le scuole cinesi e ti aggiorno se scopro qualcosa. Ok. Benvenuto in America. Chi pesa per il culo?
Abbandona l'area. Così, dal nulla. Va bene. Marcus, ho il nostro uomo. Cosa abbiamo? Laurea alla Shanghai Jiao Tong University. Poi un doppio master in statistica ed economia. È un genio. Hanno bisogno di lui per analizzare i dati del mercato azionario. E così gli anti-Shoe Boys sono entrati nel mondo dell'insider trading. Ha un contatto a Chinatown che ha legami con gli anti-Shoe Boys. Ti mando le sue coordinate. Magari lui sa qualcosa. Ok, Chinatown. In effetti. Proprio nel centro nevralgico di San Francisco. Allora noi andiamo al ristorante. Direi. Poi non sono mai stato al ristorante in questo gioco. Non so cosa tu possa mangiare. Onestamente. Ciao, vuoi dare un'occhiata? No, non me ne frega un cazzo. Aspetta, logo Scout X. C'è una Town Gate. È questo? 8.000 follower. Schifo non fanno. Penso su 5.700.000. Bello. Bello, 5 milioni di follower. C'è un account con una mail, con probabilmente anche il verificato, ma la polizia non ti prende. Anzi, forse la polizia sa dove sei, ma non ti vuole prendere. Io ricomincerei a valutare l'idea di volerla combattere a sto punto. Vabbè, cazzate a parte, andiamo avanti. Conosci questo tizio? Vattene, stronzo, ho da fare. Sì, e hai un bel caratterino, vero? Senti, so che gli anti-Shoe Boys lo stanno portando qui. E voglio sapere perché. No, non so chi cazzo è. Non ci conosciamo tutti. Sitara dice che mi puoi... Ok che sono tutti uguali, però non generalizziamo così. Anti-Shoe ha un ufficio nella società di import-export in Gold Street. I registri sono lì. Ma devi dire a Sitara che ora siamo pari. Sì, sì, grazie. E veniamo teletrasportati? C'è un video del DedSec? No. Cerca documenti nella cassaforte. Gli anti-Shoe Boys sono una banda. E questo mi sembra che sia anche abbastanza chiara. Scusate, come cosa. Sto seguendo una traccia a Chinatown. Penso sia un covo degli anti-Shoe Boys o roba simile. Vi faccio sapere se scopro qualcosa. Ok, ci serve qualsiasi cosa che possa collegarli al mercato azionario. Posso entrare? C'è nessuno. Io entro. Eccoli. Ovviamente no, non dirmelo prima, no. Dimmi una volta che sono entrato. Ok, vedo se riesco a operare con... Una volta si chiamava Eugene questo. Lo chiamava così T-Bone. Il primo prototipo di Bad Blood. Forse ci riesco. No, bastardone. Da pazzi. Ehi tu. Qua potrei mandarvi la polizia e risolvere tutte le situazioni possibili, però sono buono e non lo faccio. Ok, ve lo siete meritato. Ve la siete cercata. Ve la siete cercata. E allora vaffanculo. Tanto c'è andare qua. Dov'è sta cassaforte, raga? Cosa? Aiuto. Ma dove entro? Ok. Abbastanza chiaro. Però sai che c'è? Ma avete rotto i coglioni? E poi arriva la polizia adesso. Pronto, polizia? Da adesso sono cazzi tuoi. Non gli fanno nulla. Non si scontrano, non sparano. Siete inutili al cazzo proprio. Fermati! Ehi! Perché devi fare... Come hanno fatto a prenderlo, raga? Come hanno fatto? Non è possibile. Vai.
polizia? Dai così. Allora, quanti colpi devi pigliare? Polizia in aggiunta, polizia in aggiunta. Cazzo, ah! Quante pistolettate devi pigliare? Cioè, se ci fossi al suo posto due colpi sarei già morto subito, sul colpo proprio. Fra, lo devi ammazzare, forse non è chiaro, te l'ho imbambolato apposta. Dentro. Vediamo un po' come fregarvi. Altra polizia. Te vieni qua, uno o meno. E mi nascondo. Si sa mai. Sta cosa di mandare la polizia lo so che vi ha rotto un po' i coglioni, però io la trovo bellissima. Assurda, fantastica. Se andando qua magari riesco a semplificare le cose. Accedere alla cassaforte lo stesso? Oddio, forse sì. Ah, godo. Grazie, molto gentile. Sembra promettente. Vediamo che nascondi. Hai niente di buono? Documenti. Sai il cinese? Ma che guerra che fanno? Ma so leggere mappe e schemi. Mappe e schemi di cosa? Sembra una server farm. Reti di computer, generatori. Si trovano in acque internazionali, ma sul cavo fra Cina e Stati Uniti. La marina cerca di tenere barche sottomarini lontane dal cavo da anni, ma è una... Sparagli. Non se ti forniscono le coordinate. Grazie, Anti-Shoe Boys. Bene, ora vattene da lì. Me ne vado a piedi, va. No, oh, vedere le guerre così è bellissimo. Va bene. E un altro tassello. L'abbiamo messo. Forse questa tra le tre è la missione, diciamo, un po' più chill. Non lo so. Non, per ora veramente non ve lo so dire. Però solo ho recuperato delle cose in una cassaforte. Non posso darvi delle informazioni ulteriori. Hackerare la barca, esaminarla e magari scoprire perché la Bloom lascia usare il Bellwether nel mercato azionario. Unico problema, è fuori portata. Ok. La barca non sarà legata al CTOS e userà dei protocolli cinesi. Ma ho una soluzione, facile facile. Ti faccio entrare io. Devi portare... Easy peasy. ...in un posto aperto. Ti mando le coordinate di un faro a Marin. E dai un'occhiata in giro. La vista è spettacolare, Hacker. Bene. Accetto volentieri. Dove me l'hai messa? Oh, sicuramente al largo di qualcosa. Eh sì. Fammi fare una cosa. Fammi andare al porto. Così mi prendo una bella barchetta. E ci vado là con la barca. È perché rimane veramente l'unica cosa, l'unica maniera possibile per riuscire in questo intento. E allora barca sia. Gli eserciti di robot sono ormai in realtà? Stamattina il gruppo di hacker DedSec ha lanciato l'allarme. Ma è della missione precedente, zia. Video girati all'interno della struttura top secret che mostrano la tecnologia progettata per sedare le rivolte. Gli hacker hanno svelato che... Questa è violazione della privacy, però vabbè.
ha usato i soldi dei contribuenti per creare robot militarizzati da utilizzare in operazioni di polizia. Finora non giungono commenti da Tidys. Tirun tirun tirun. Potevo anche sbarcare un altro porto, però vabbè. È che devo fare il giro di quella penisola lì, capito? Due coglioni. La baia di San Francisco. Sorry, cosa ho urtato? Una boa. Fantastico. Oddio, però sì, in effetti non avrei avuto modo di incontrare altre barche nel mio percorso, quindi va bene così. Non credo che Dushan si presenterà al tour della Tidys. Che peccato, ha investito così tanto nella presentazione. Ed ecco un altro sogno della Bluma che si infrange così. Oh, non puoi vederla, ma ho una lacrimuccia. Sono serio. No, raga, è il culo. È un'opportunità per la Bluma. Tocca salire. Più le autorità al CTOS con il loro... qualsiasi cosa fosse. Robot, ragno gigante e poliziotto. Mi rifiuto di credere che fossero seri. Invece sì, te lo giuro. Non c'è un porticciolo, qualcosa, non c'è un cazzo, raga. Forse, no, aspetta, forse qualcosa qua c'è. Una spiaggetta c'è. Aspetta, forse un barlume di speranza ce l'abbiamo. Forse arrampicandoci sui sassi qualche ragno dal buco lo caviamo. Da non farmi spanare dall'altra parte, ordinare la macchina, ti prego. Facciamo che si può fare così, ecco. Sono più felice. Tra l'altro farò scena dell'ultima missione di Watch Dogs 1. A me alla fine mi è piaciuto quel gioco lì, In fondo lo odiavo, però... Tutto sommato non posso parlarne male. Comunque... ci devo andare di persona, ovviamente. Se solo saprebbe da dove salire. Questo è un cane buono, vero? Che amore. Non mi piacciono i cani, però dai. Quello era carino. Ok, qua c'è la scaletta. Donna. È più quello che ci ho messo a raggiungere la missione che a farla. Ok, è fatta e ora sono pronto. Ehi, Ray, non mentivi sulla vista. Non mento mai, amico. Ah beh, peccato che non sia giorno. Pronto, Ray? Sì, i protocolli ti aspettano. Voglio vedere che c'è sulla barca. Una figa grossa così. No. Qual è il piano? Se ho letto bene la mappa, e so che è così, ci sono telecamere da hackerare. Li spierò dall'interno. E poi? Ruberò tutto il rubabile. Appena capisco. Al satellite? Sei pazzo. Mi piace. Va bene. Server principale. Bisogna avvicinarsi il più possibile. Che bella che fu questa missione, ragazzi. Triangolone. Scusate, quadratone. Allora. Le carica botnet a caso. Non tenerci sulle spine. Cosa vedi? Cazzo, non scherzano affatto questi. Vedo un sacco di hardware costoso. E c'è un profilo admin. Un sacco di hardware costoso. Credenziali di accesso. Quel quadro non mi cosa. Ehi, wow. Accidenti, che giocattolo. Roba di Josh o roba di Sitara? Roba che va a batteria. Posso controllarla in remoto. Ora mi stai prendendo in giro. Pensa che io può controllare una cosa dall'altra parte del mondo. Fantastico. Tanto noi scendiamo così, poi vediamo come arrangiarcela. Arrangiangela. Però un modo per prendere... Ok, ricarica botnet. Tu c'hai la chiave. Forse ho trovato la password. Tu e siamo a posto. È una sequenza numerica. Direi di provare. Beh, siamo già arrivati. Ma bellissimo, signori. Che giocata. Questa
Questa sembra importante. E fammi hackerare, stronzo. Ah, aspetta, c'è la chiamata. Adoro la gente che lascia tutti i propri account loggati. Ho trovato un nome utente. Ci sono due altri show. Credo di poter accedere ai sistemi della nave ora. Bene. Devi tornare al profilo admin. Parla una lingua buffa. Ci sono due altri. Ah, è partito da capo, ok. Se sei stato giusto della legge o se sei un bambino, è la zietta buona che parla una lingua buffa e incarna lo stereotipo del cinese di Hollywood. Si scusa continuamente per tutto, occupa il minor spazio possibile, spalle basse. La voce di un trans sembra. No, come un gattino. Non che ci sia nulla di male, per carità. Facciamo chiarezza. Lei non si piega davanti a niente. È efficiente. Calcolatrice. Non conosce nessuna pietà. È fredda come una lapide di mare. Ci sono. Hai idea di come portare la barca più vicina alla costa? Ma non metti l'indicatore del carburante, così penseranno a una perdita. Sì, niente male. Ok, ho manomesso i comandi. Pensano di non... Bellissimo che ci sono due righe di sottotitoli di due cose totalmente diverse. È una barca che ti aspetta al porto Marine. La vera anti-show è la persona più spaventosa che conosco. Così, mandava. Ok, Faro Point Bonita. Ovviamente la missione non è finita qui, perché questo era solo un piccolo assaggio, giustamente. Dove dobbiamo andare? Si fa giorno. Quando dobbiamo andare via, che brutto. Dove me l'hai messa? Oh, beh, buono. A che spazio a sto punto? A che spazio sia? Vecchio rifugio di Lenny. Cazzo, questo è Johnny Depp, è uguale. Fra, sei Johnny Depp. Però, tutto molto bello, ma io devo andarmene. Devo portare a termine sto gioco, non ho tempo da perdere. Me la immaginavo un po' più maschia sta porta. Eschi. Lo è Sofocle e Euripide. Allora, usciamo. Andiamocene di qua. Però sta missione è troppo tranquilla, ragazzi. Non lo so, è troppo tranquilla. C'è qualcosa che mi puzza. Chi è quella? Non è Sitara? È uno dei nostri... È una dei nostri aiutanti. Sì, quella cinese, sì. Tutto pronto per te. Wow, vieni con me? Ti lascio l'onore. La riga in cielo. Cosa ci fanno respirare? Corpo a corpo. L'ho uccisa. Vabbè. Aggiungi la chiatta. Detta così. Ma questo c'ha il boost? No. Pensavo. Marcus, ho confrontato. È una mina. Quanto cammina veloce? Della borsa di New York. Sono sincronizzate ogni volta che crolla il mercato. E questo già dal 2007. 2007? Ehi, quindi la crisi finanziaria era... Un primo test di Bellwether. Per manipolare acquisti e vendite in un mercato già vulnerabile. Che poi ha fatto storico realmente accaduto, eh? Ti shoe boys ad accedere al... A meno che... Non abbiano ricevuto l'accesso. Ti sembra plausibile? Forse. Beh, con sto bolide ci aveva messo tipo un secondo e mezzo ad arrivare alla chiatta. Non mi buttare fuori dalla mappa, per favore. Non lo faresti mai, lo so. Sono alla barca. Non chiudere la linea, sei lì senza una copertura. Eviterò di annegare. Ok, sto entrando. Tanto fammi vedere cosa devo fare, poi ne ragioniamo. Qual è il piano? Ok. Ci saranno centinaia di server su una barca di quella stazza. Devo hackerare il terminale admin per trovare il server giusto. Va bene. Forse ce la facciamo a farlo. Hai sentito? Ehi!
senza scendere dalla barca. Questo è il mio desiderio. Poi non so se verrà realizzato a pieno. Ehi, ma dai. Aspetta. E vai, chiama al telefono. No. Non hai visto nulla. Oh, che carino. Ok, forse ce l'ho. Forse ce l'ho. Forse ce l'ho. Devo andare qua sopra. Eh? Oh no. Col cazzo. Oh. Grazie. Ciccione. Si è fatto body shaming, sorry. Speccando tutto il botnet per sta minchiata. Però purtroppo è necessario. Comunque, ci siamo. Nice così. Immaginate tipo il quadrilatore per il jumper per prenderlo. Anche il quadrilatore. Sì? Se bisognasse tipo far tutto il percorso indietro sarebbe roba da matti. Principale, ma devo arrivarci di persona. Deve andarci di persona. Se questo server portatile non fosse esattamente tale? Eh? E quanto pensi che sia grosso? È roba grossa. Riesco a mandare la polizia? Chiedo. Sì, riesco a mandarla, sì. Sì. Godo. Bene così. Con l'elicottero. Prima però, per Anton non siete venuti, brutte merda. Non siete venuti. Però fate qualcosa. Non fanno niente. Lo guardano come se fosse una bella fia. Ciao. Sì, sì, parlate cinese, tranquilli. Fuori. No, non era quello che dovevi fare. Ok, ecco dove c'è da andare. No. Polizia è veramente inutile in sto frangente qua. Cioè non serve veramente a un cazzo. Uno che possa esplodere, no, eh. Qualcuno è morto. Bene così. Fratello, attenzione! Potrebbe essere ovunque. Ciao. Sprecato una bomba. I'm sorry. Avvicinati. Godo. C'è una bomba, la devo usare con criterio. Ah, la uso così. Ok.
Tanto mi sono allontanato senza motivo, ok. Così, perché gli andava. L'attivazione del sito S, sti cazzi. E che dobbiamo fare? L'abbiamo fatto. Oddio, non proprio al 100%, però. Dai, al 70%. Naturalmente, resta sapere se c'è qualcuno al mio livello. Per ora no. Andiamo davanti, che c'ha una prospettiva un pochino più ampia delle cose. Sperando di non far saltare in aria tipo me stesso. E qua la situazione mi pare un pochino più chiara. Bene. Vai. Avvicinati. Ma dov'è? Dov'è? T'ha addormentato. E l'ha ammazzato. No. Vieni qua. Vai. C'è rimasto sicuramente più di qualcun altro. Ovvio. Tanto questo è un piccolo achievement. Achievement. E funziona questo? Così. Perfetto, proprio questo che volevo. Sposta il server con un carrello elevatore. Caricarlo dalla barca. Nelle mappe hanno segnato la tromba di un ascensore. Ma la cara vecchia tromba fa molto rumore. Giù del becco. Stavo facendo una battuta. Ah, l'ho capito. Porta il server sul ponte e noi penseremo al resto. Ah, ok. Sti cazzi. Tutto così complicato, in realtà deve essere così semplice. No, aspetta. Torna indietro. Non è questo l'ascensore? No, sorry. Ok, l'ho fatto giusto. Sono un coglione io. Allora, qua a destra non investiamo, auto investiamoci, che non siamo dei soldi. Cos'è? Oddio, pensavo fosse me stesso. Aspetta, fammi salire anche a me, va. No, va bene. Merda, non va bene. Perché non va bene? Qual è il piano? Ci sono quasi. Josh, cosa cazzo? Tieni d'occhio il tempo. Aspetta l'estrazione. Sto avendo difficoltà a capire, giuro. Sono ok. 9 secondi. Cazzo, amico. Cosa? Sono sempre puntuale. No. Beh, tanto mi basta rimanere coperto, no? Dove sei? Dovresti vedermi proprio adesso. Ma che cosa? Cristo santo, non ci credo. È il tuo drone? Sorpresa! Personalizzato per noi. Cosa? Torna al server? Che hai combinato, Josh? Marcus, che hai combinato? Devi attaccare il server al drone. Lascia stare. Cazzo. Aspettami. C'è la polizia. Ok. Fai da coglioni. Siete totalmente indesiderati da me. Minchia, che cazzo di drone! Missione completata, che devo fare?
Salirci sopra, ok. Cazzo! Oddio! Merda! Fai scendere questo stronzo. Un cervello gigante dentro. Oddio. Ok, ok. Oh, cosa? Cazzo! E io, Josh, quante volte hai fatto volare questo coso? Mi sa poche. Ma nel collo. Vedi, Michelle, siamo felici che finalmente quegli hacker siano stati arrestati. Dimostrano che c'è una falla nel sistema, dai cavi sottomarini alle azioni di spionaggio e sabotaggio di gruppi come il DedSec, però... Ti dico una cosa. La Bloom sta lavorando a un progetto che eliminerà questo problema. Quello stronzo ha fatto accedere gli hacker a Bellwether per testarlo. Poi ha fatto passare l'attacco come un problema dei cavi sottomarini. È davvero in gamba. Ora altre società si affideranno alla dorsale della Bloom. Ok, allora pubblichiamo tutto quello che abbiamo su Dushan. Il popolo lo appenderà testa in giù come Mussolini. Farlo fuori. Ci sto, ci sto. Nemmeno star qui a grattarci le palle, però. Per una volta fai quello che ti chiedo. State zitti! Ci ha tirato un amo. Credo. Vuole neutralizzare la nostra minaccia per l'ultima volta e noi siamo una minaccia. Abbiamo deciso tutti insieme di giocare secondo le nostre regole. È ancora così? No. Bene. Abbiamo quasi tutto ciò che ci serve per colpirlo definitivamente. Quindi torniamocene al lavoro e portiamo a casa il risultato. Mm? Ok. Bene. Claro. Finito, ragazzi. Durata meno rispetto al solito. 542.400 follower. Possiamo finalmente sbloccare l'ultimo punto abilità. Infatti, non si cresce più di livello. Abbiamo raggiunto il massimo perché anche l'ultimo... L'ultima abilità è prendibile. E ci siamo. A questo punto vorrei prendermi... Azione completata studente. Vorrei prendermi, se possibile... Pessime notizie. Puoi venire? Che succede? Un fucile di precisione. Marcus, sei in tutti i notiziari. La sicurezza nazionale ti ha messo tra i ricercati. Che cosa? Meglio se vieni qui, amico. Vorrei... Ma no, stordente, lo vorrei di precisione silenziato. C'è? Ok, 70.000 li possiamo anche spendere, cioè 2 milioni di dollari. A voglia te. Ma che roba che è? Se lo mette in tasca e va così. Operazione disponibile, colpo grosso. Che io penso sarà anche l'ultima a sto punto. Eh sì, ragazzi. Io con questo vi ringrazio. Grazie della visione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. E ci vediamo per la prossima, dovrebbe essere l'ultima, però non lo so. Vediamo come vanno le cose. Grazie a tutti dell'attenzione. Date tutto, alla prossima.